Dani Alves, il giallo delle immagini per la difesa cambiano tutto. Si muove la difesa di Dani Alves contro l'ordine di detenzione e provvisoria senza cauzione inflitto all'ex calciatore della Juventus. Arrestato il 20 gennaio per una violenza sessuale commessa in discoteca lo scorso 30 dicembre a Barcellona. Un episodio che ha fatto sprofondare nel caos il brasiliano anche a livello familiare. Vista la minaccia di divorzio da parte della moglie Dani Alves, infatti, afferma che la presunta vittima sia entrata in bagno liberamente, senza alcuna costrizione. La lettera della difesa evidenzia quanto le immagini raccolte mettano in dubbio valutativo alcune affermazioni esposte dal giudice istruttore. Gli avvocati di Dani Alves sottolineano come le dichiarazioni della denunciante si rivelino spesso incoerenti e che le immagini dei video smentiscono radicalmente la versione della vittima. La difesa, le immagini smentiscono le parole della denunciante. Un aspetto su cui battono molto gli avvocati è il fatto che il brasiliano sia entrato in bagno da solo, si vede come Daniel Alves si dirige a sinistra ed entra. Punto. Dopo due minuti la denunciante, dopo aver parlato con le due amiche e un cameriere, si dirige verso quella porta ed entra senza che Daniel Alves gli passi o gli apra la porta. Le immagini parlano da sole. Virgola.